Perché in California riempiono questa riserva d'acqua con palline di plastica nere? Perché gli americani sono tutti matti? Perché l'ha ordinato Biden in un momento di raptus? Per quanto plausibili, non sono questi i motivi. E lo scopo non è neanche quello di ridurre l'evaporazione, anche se in questo video vedremo l'effetto che ha su di essa. Anche perché il nero attrae il calore, quindi cosa vogliono far bollire l'acqua? Il motivo inizia dal bromuro, una sostanza che si può accumulare nell'acqua nello scorrimento di un fiume. Il bromuro è innocuo, è un cucciolotto, è quasi impossibile da rimuovere. Ma quando l'acqua viene disinfettata con l'ozono, il bromuro diventa bromato. Si trasforma da Labrador a Pitbull, quindi esistono delle regolamentazioni che stabiliscono un livello massimo di bromato nell'acqua. I responsabili della riserva d'acqua hanno misurato il livello di bromato dopo aver aggiunto l'ozono e hanno visto che andava bene, erano entro i limiti stabiliti. Poi però sono stati chiamati da dei clienti che si lamentavano per il livello alto di bromato nell'acqua. Tra i consumatori e l'impianto di infiltrazione c'era la riserva d'acqua, quindi ecco trovato il colpevole. Il livello di bromato aumentava non appena l'acqua veniva depositata nella riserva e il motivo sono i raggi solari. Sole, ma che cazzo combini? Bisognerebbe denunciare il sole per aver avvelenato l'acqua. E quindi l'unica cosa che rimaneva da fare era quella di rimuovere la luce solare. Postare il sole sarebbe stato troppo dispendioso. Mandargli una mail chiedendogli cortesemente di non avvelenare l'acqua sarebbe stato inutile. Allora sono state pensate varie soluzioni. Una coperta, ma avrebbe richiesto anni di produzione. Un trampolino, ma sarebbe diventato un posatore per gli uccelli. E lo avrebbero riempito di smerdo, peggio di burger. Hanno pensato a tubi di plastica, ma troppo costoso perché troppo materiale, e anche a creare dei frammenti di plastica. Ma questo avrebbe alzato la temperatura dell'acqua in maniera esagerata. E alla fine hanno pensato alla palla, non quella di Paolo Bitta. Questo prodotto esisteva già e veniva già utilizzato ad esempio negli aeroporti per tenere lontani gli uccelli dalle fonti di acqua. Perché sai, avere uccelli in un aeroporto dove è pieno di motori non è il massimo. Ma che effetti hanno sull'evaporazione? Quanto costano? Non rischiano di contaminare l'acqua con la plastica? Essendo scure si potrebbe pensare che attraendo calore potrebbero far aumentare l'evaporazione, ma in realtà la riducono. Perché in una riserva d'acqua non coperta c'è maggiore superficie esposta che le molecole d'acqua possono utilizzare per evaporare e scapparsene via. Inoltre c'è più scambio di aria che rimuove costantemente l'aria umida rimpiazzandola con l'aria secca. Le palle assorbono più energia, diventano più calde nella parte sovrastante, ma la parte più sotto rimane più fresh. Le palline contengono un po' di acqua per evitare di volare via, ma maggiormente contengono aria, che fa da ottimo isolante termico. L'evaporazione viene ridotta dell'80%. Tre palline costano circa $1 e è stato calcolato che il risparmio nell'evaporazione e nei prodotti chimici che altrimenti andrebbero utilizzati nell'acqua ripaga la metà del costo. Sono riciclabili e hanno una durata di 10 anni per via dell'utilizzo del carbone nero presente nelle palle. Voi cosa ne pensate?